Ciao, io sono Francesco Posati e ti do il benvenuto a questo nuovo tutorial che ti introdurrà all'udienza remota tramite deposito telematico di note e trattazione scritta. Ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera H del DL 18 del 2020 e successive modifiche. Cambiando in modo radicale lo svolgimento delle udienze per contenere questa emergenza sanitaria, il governo ha preso delle apposite misure e ha introdotto l'udienza, la trattazione delle udienze tramite collegamento remoto con un'apposita piattaforma. Un'apposita piattaforma online e tramite deposito telematico di note e trattazione scritta elaborate congiuntamente con gli avvocati. Di cosa parleremo? Faremo anche qui in questo caso una ricognizione delle fonti normative, faremo anche una breve analisi e ricognizione della dotazione hardware e software che l'avvocato tecnologico si deve dotare per effettuare il deposito telematico di queste note e trattazione scritte. Ci caleremo anche in una fase operativa, ossia analizzeremo degli esempi, dei decreti di fissazione udienza e trarremo delle conclusioni, delle valutazioni a riguardo. Mi permetto anche di dare dei suggerimenti nella redazione proprio di queste note di udienza congiunte. E poi effettueremo pronto un deposito telematico, una simulazione di deposito telematico tramite lo schema atto non codificato. Questa modalità è replicabile in qualsiasi redattore atto che tu hai in uso presso il tuo studio legale. E concluderemo con i feedback e i saluti finali. Entriamo adesso a fare una breve ricognizione delle fonti normative. Le fonti normative sono appunto l'articolo 83,6 del DL 18 del 2020 e successive modifiche. Dà ai presidenti dei tribunali, in accordo con il Consiglio di Ordine degli Avvocati, la possibilità di adottare delle linee guida per lo svolgimento delle trattazioni di udienza. Abbiamo poi l'articolo 83,7, lettera H. Solo in presenza dei soli avvocati è possibile svolgere la trattazione mediante scambio di deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione verrà svolta successiva adozione di provvedimenti sarà svolta fuori udienza dal magistrato. Ti ricordo appunto che la nota scritta è la lettera H. Nella lettera F noi avevamo visto invece lo svolgimento di udienza tramite piattaforma Teams. Da qualche parte nell'info box troverai anche il mio precedente tutorial, o comunque anche da queste parti troverai un link che ti rimanda a rivedere anche l'altra modalità. Altro riferimento è la delibera del CSM del 20 marzo del 2020 per l'ulteriore adozione di linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19, all'esito anche appunto del DL 18. E abbiamo pure l'articolo 21 della legge di conversione 77 del 2020, che al comma 2 stabilisce che l'emergenza sanitaria sarà prorogata fino al 31 ottobre del 2020, quindi questa modalità continuerà fino al 21 ottobre del 2020. Al comma 4 va a regolamentare appunto l'udienza tramite trattazione scritta. Infatti, il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a 5 giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanze di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi 5 giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. L'articolo 221 è importante anche perché introduce ulteriori novità in tema di processo telematico, che sinteticamente ti elenco, ossia che è esteso l'obbligo telematico, l'obbligo del deposito telematico di tutti quanti gli atti, quindi anche degli atti introduttivi, fino al 31 ottobre. Quindi fino al 31 ottobre tutti gli atti, anche le iscrizioni a ruolo, dovranno essere effettuate in modalità telematica. Così come anche il versamento dei contributi unificati dovranno essere effettuati esclusivamente in modalità telematica. Quindi non si potrà versare tramite marca lottomatica e tramite F23, ma soltanto tramite appunto la piattaforma PagoPA.
Un'altra novità rilevante è che ormai sarà introdotto anche il processo civile telematico in Cassazione. Siamo soltanto in attesa dei provvedimenti del DGSIA, la Direzione Generale dei Sistemi Automatizzati del Ministero della Giustizia, per avviare il processo telematico anche in Cassazione. Adesso entriamo nella fase della ricognizione hardware e software. Ovviamente sotto il profilo hardware è richiesto un PC collegato a internet e un dispositivo di firma digitale tra RubaKey, token e lettore smart card. Alcuni redattori ATI danno la possibilità integrata dell'utilizzo della firma remota. Infatti l'esempio che noi faremo oggi del deposito telematico sarà fatto tramite firma remota. Per quanto riguarda la dotazione software, è richiesto un word processor, un software di redazione ATI che può essere quel famoso Word, LibreOffice, OpenOffice in dotazione verrà installato nel tuo computer, una posta elettronica certificata per effettuare il deposito telematico e ovviamente un redattore ATI. Sai benissimo che sul mercato ci sono tantissime soluzioni, da quelle gratuite a quelle a pagamento. La nostra simulazione che faremo in questo tutorial sarà fatta tramite NetEase Cloud di TeamSystem e l'uso della firma remota. Non ti spaventare sotto questo profilo, perché comunque lo schema da adottare, atto non codificato, è in uso in qualsiasi redattore ATI, quindi cambierà soltanto l'interfaccia grafica per l'utilizzo del software, ma lo schema da seguire è quello che ti indico in questo tutorial. Adesso entriamo nella fase operativa, faremo un'analisi dei decreti di fissazione udienza, degli esempi pratici, per mettere in evidenza alcuni aspetti. Mi permetto poi di darti dei suggerimenti per la redazione delle note d'udienza e quindi poi tra l'altro qui nell'info box troverai un link che ti consentirà di scaricare un modello di atto che ho predisposto a uso e consumo libero, perché è distribuito sotto Creative Commons attribuzione, distribuzione nella stessa maniera 4.0 internazionale, quindi potrai tranquillamente riadattare e riutilizzare. L'unica cosa che dovrai fare è nel caso citare la fonte se lo vuoi condividere all'esterno, ma senza un problema, e ovviamente effettueremo una simulazione del deposito telematico tramite lo schema atto non codificato. Ok, ci carichiamo, andiamo a vedere adesso queste ordinanze. Intanto vorrei fare una piccola premessa a questo profilo: vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno condiviso molte ordinanze da tutti i tribunali d'Italia. Mi ha dato la possibilità veramente di fare una selezione e di vedere anche i vari punti di incomunione, le diversità e altro, e mi sono permesso di fare una selezione che ti pongo alla tua attenzione. Ti voglio rappresentare il fatto che queste ordinanze, essendo atti endoprocessuali, quindi all'interno del giudizio, sono stati tutti quanti anonimizzati nei loro dati sensibili e vengono mostrati soltanto ai fini didattici e di apprendimento. La prima ordinanza che ti voglio mettere all'attenzione appunto è quella del Tribunale di Pistoia, la quale mi ha colpito per il fatto che, oltre a richiamare il fatto che, rilevato che per la prossima udienza non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, quindi l'aspetto comune, in assenza delle parti, viene applicato l'articolo 83,7 lettera H. Questa ordinanza, il giudice fa una ricognizione di tutte quante le casistiche in cui appunto è possibile applicare l'articolo 83,7 lettera H, quindi per le prime udienze di trattazione 83, quindi va a regolamentare varie casistiche: l'udienza è già fissata per la presentazione delle conclusioni, l'udienza è già fissata per la discussione delle richieste istruttorie, l'udienza è già fissata per consentire le trattative tra le parti, l'udienza per i procedimenti 702 bis codice procedura civile. Oppure udienze orali ex articolo 286, 81 sexies, scusami, l'udienza è già fissata per la presentazione e conclusione e pronuncia delle sentenze ex articolo 429 e altre tipologie di udienze. Un altro aspetto che ti voglio mettere in evidenza, e questo è un tratto che abbiamo visto anche che ho visto in altre ordinanze, è che appunto assegna alle parti un determinato tema, quel deposito delle di sintetiche note, della lunghezza massima indicativa di una pagina contenente l'istanza.
sintetiche note che in realtà richiamano massimo una pagina, quindi in realtà è stato qui il magistrato più stringente nel richiamare in realtà non la sintesi come principio, ma la concisione, che è un aspetto diverso. Nella seconda ordinanza che ti voglio porre all'attenzione è del Tribunale di Rieti. Questa ordinanza mi ha colpito proprio perché in questo caso qua c'è una combinazione tra l'articolo 83,7 lettera F, ossia che consente l'utilizzo dell'applicativo di Microsoft Teams, quindi collegamento tramite remoto, e le note di trattazione scritte ai sensi della lettera H dell'articolo 83, sempre 7. Infatti, ti metto in evidenza, andando a scorrere un po' l'ordinanza, saltando le premesse, entrando subito nel PQM, in relazione alla cosiddetta, tra l'altro, udienza remota, che è messa come prima ipotesi, il magistrato ha invitato le parti a esprimere un loro eventuale assenso all'udienza cosiddetta da remoto, e ovviamente comunicare anche la disponibilità di idonea postazione informatica. Il magistrato avverte le parti che la mancata comunicazione costituisce dissenso, quindi se le parti non comunicano di voler utilizzare l'udienza da remoto, quindi di conseguenza l'udienza da remoto non sarà fissata e quindi si dovrà svolgere, si svolgerà l'udienza mediante il deposito delle note di trattazione scritte. Infatti poi il magistrato ci ricorda che i partecipanti si obbligano a dichiarare che non sono presenti altre persone, a non registrare videochiamate e a non divulgare le immagini e registrazioni e a fornire un numero di telefono per eventuali problemi. Qui è riportata anche il link alla stanza virtuale. In caso di dissenso, appunto, ti ho detto che l'udienza sarà fatta mediante trattazione scritta. In caso di mancata adesione, l'udienza si svolgerà per tutti ex articolo 83,7 lettera H. Dispone appunto che le note scritte devono essere depositate almeno 3 giorni prima dell'udienza e che il mancato deposito costituisce la mancata comparizione, previo la verifica appunto della comunicazione fatta dalla cancelleria. Attenzione, quindi il mancato deposito sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 181 e articolo 309. Voglio metterti in evidenza un altro aspetto interessante nell'ordinanza del Tribunale di Rieti, ossia che il magistrato non solo ha stabilito le modalità, ma ha inserito anche un allegato per la partecipazione alle udienze da remoto, e quindi qui c'è proprio un tutorial scritto dove ti spiega un po' tutte le modalità per svolgere l'udienza da remoto. Qualora volessi vedere anche il tutorial, ti richiamo il mio video che troverai sempre nell'info box. Arriviamo alla terza ordinanza, questa è del Tribunale di Velletri. In questa ordinanza appunto il magistrato mette in evidenza che appunto le note di udienza integrano i contenuti del processo verbale di cui articoli 126, 130 e 180. Richiama qui il magistrato anche il principio di leale collaborazione tra le parti nel predisporre, nel redigere un unico documento contenente le rispettive conclusioni, così anche da ridurre il carico della cancelleria. Ti voglio mettere in evidenza anche questo aspetto qua. Infatti assegna poi un termine per depositare questo unico atto, e che il mancato deposito costituisce mancata comparizione. Ecco un altro aspetto: l'invito del magistrato a depositare le copie informatiche degli atti di parte dei documenti in precedenza depositati in modalità analogica, in forma cartacea. Quindi anche qui l'aspetto importante di iniziare a ormai sempre più a utilizzare esclusivamente il solo canale telematico, proprio per anche nelle fasi di iscrizione, anche in casi in cui il deposito dovrebbe essere abbastanza voluminoso, quindi superare un po' anche questa ritrosia nell'utilizzare il canale cartaceo, perché poi si verrà a instaurare un circolo virtuoso e quindi avrai sempre la possibilità e la disponibilità nell'utilizzare e nell'estrapolare questi atti, ma soprattutto l'emergenza Covid, di fronte a un'eventuale emergenza Covid. Ti metto ecco in evidenza infatti anche quest'altro aspetto importante, ossia che comunque ti voglio ricordare che fino al 31 ottobre adesso comunque l'unico canale
per interagire con il tribunale è il canale telematico per l'iscrizione per i depositi telematici. Quindi anche dopo, superata questa situazione di emergenza, ecco, ti invito a utilizzare esclusivamente questo canale e a coltivare questa possibilità. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento nello storico del fascicolo informato dell'annotazione e trattazione scritta. In questa seconda ordinanza del Tribunale di Velletri, l'aspetto che voglio metterti in luce è questo: che se a differenza del Tribunale di Rieti il canale principale era quello tramite il collegamento remoto tramite appunto piattaforma Microsoft Teams, qui il magistrato mi ha messo in evidenza che Puoi mettere, ha messo in evidenza che, ritenuto che in questa fase non vi è garanzia che tutte le parti difensori abbiano un sistema di rete stabile tale da consentire una videoconferenza continuativa e senza eventuali interruzioni durante la videoconferenza e l'apertura della stanza virtuale da parte del giudice, il magistrato ha disposto appunto lo scambio delle note di trattazione scritte d'udienza tramite appunto il PCT e non con la PEC. Ho voluto mettere in evidenza questo aspetto qua. Quindi poi sarà cura del magistrato estrarre le note in questione della propria console e a riportarle poi nel verbale d'udienza che sarà il magistrato a predisporre e redigere. Ovviamente anche qui l'invito alle parti a depositare in forma telematica l'integrale fascicolo comprensivo degli atti difensivi e documenti ove già non effettuare tale adempimento. Ultima ordinanza, sempre del Tribunale di Velletri. Oltre a richiamare tutti quanti gli altri aspetti che comunque sono presenti anche nelle altre ordinanze dei vari tribunali d'Italia, Milano, che troverai tranquillamente questi aspetti comuni, l'aspetto che voglio metterti qui in evidenza e che già ti ho messo richiamato nella precedente analisi, il magistrato dispone che alle parti fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata per la depositata immediatamente sulla piattaforma del PCT una breve memoria conclusiva, massimo 4 o 5 pagine con carattere 14. Qui il magistrato non richiama la sintesi e la brevità che ha caratterizzato anche la nostra carta costituzionale, ma proprio ha disposto in modo specifico le modalità in cui devono essere redatte queste note. Quindi ecco il principio della concisione. Ok, allora arriviamo adesso a trattare queste note di trattazione scritta. Ecco, qua mi sono permesso di redigere un modello che ti voglio porre, condiviso, che ti voglio condividere a te per porre alla tua attenzione. Questo modello ti ricordo che è scaricabile sempre dal link dell'info box ed è distribuito sotto Creative Commons 4.0 attribuzione e condivisione nella stessa maniera. Ho fatto qui, oltre a richiamare appunto l'ordinanza, vista l'ordinanza del giudice unico o ordinanza o puoi cambiare anche con decreto di fissazione udienza, le parti congiuntamente nel seguito al principio di leale collaborazione rassegnano in contraddittorio le seguenti note di trattazione scritta. E qui ho predisposto una tabella con il testo a fronte. Secondo me è più funzionale rispetto a una impostazione dall'alto verso in basso, quindi prima l'attore e poi il convenuto, perché il magistrato, oltre che le parti stesse, hanno in modo specifico sono più focalizzate ed è più focalizzata l'attenzione sia nel magistrato nella lettura dove può mettere a confronto le varie posizioni e quindi avere già da subito le tagliare e sia le stesse parti processuali per la redazione stessa dell'atto così da avere un po' il controllo e la chiarezza delle singole posizioni. E ovviamente utilizzo anche gli elenchi puntati e numerati per facilitare ancora di più la lettura e la comprensione. E ovviamente qui ho messo le conclusioni sotto le relative stanze. Qua fa riferimento all'UTC delle firme digitali presenti perché, e questo è un altro suggerimento, vi consiglio la sottoscrizione sottoscrizione digitale mediante la firma digitale in modalità PADES, quindi firma PDF con la posizione grafica delle firme stesse, per oltre
per la paternità del documento stesso, nelle relative posizioni, anche per la integrità e non modificabilità del documento stesso, che sarà poi sottoposto all'attenzione del magistrato. In sede di deposito, questo documento non dovrà essere sottoscritto perché sono già presenti le firme digitali di entrambi gli avvocati congiuntamente. Ok. Entriamo adesso nella fase della simulazione del deposito telematico. Ripeto, noi effettueremo questa simulazione tramite NetRacks and Cloud di TeamSystem. Questa modalità di utilizzo di NetRacks in Cloud e di TeamSystem può essere sostituita anche con altri redattori, perché lo schema del deposito atto utilizzato è uguale, ossia atto non codificato. Ok, effettueremo adesso la simulazione, richiamiamo la nostra pratica dove abbiamo caricato già il nostro documento, la nostra nota congiunta sottoscritta. Effettueremo, appunto, io ho già predisposto una simulazione di un deposito telematico, ma lo rifacciamo insieme. Ok, praticamente selezioneremo come atto di deposito, metto qua ruolo affari civili contenzioso, perché ho simulato che si trattava di una causa di contenzioso civile. Ovviamente qua dovrei cambiare in base al ruolo del tuo giudizio. Selezioneremo come atto di deposito non codificato. Questo vale, ti ripeto, per tutti quanti i redattori atti, quindi è uno schema atto che puoi trovare. Selezioneremo nel caso se si tratta di urgente, quindi ultimo giorno oppure no. Vado avanti. E qui nel campo note, proprio perché si tratta di atto di deposito non codificato, ti consiglio di aggiungere appunto la notazione note trattazione scritte, eventualmente per aggiungere ex articolo 83,7 lettera, ho dimenticato qui di inserire lettera H del DL 18 2020, successive modifiche. Vado avanti. Ok, in questo caso selezioneremo la nostra memoria in questione, selezioneremo come atto principale, il sistema ci dirà di firmare. Andremo avanti, il sistema ci genererà il datiatto.xml, quindi qualsiasi redattore che consente di veicolare il deposito all'interno del fascicolo informatico. Clicchiamo su firma documenti, ci fa il riepilogo, selezioneremo come firma, possiamo avere dispositivo di firma o firma remota. Clicchiamo firma documenti, il sistema ci chiede di generare l'OTP. Quindi ecco la comodità anche della firma remota, ossia che non hai problemi di installazione Java, ma generando l'OTP ci verrà recapitato sul nostro cellulare il nostro codice OTP, che inseriremo all'interno del posito campo. Inseriamo il codice OTP. Ricordo che il codice OTP varia a variare della richiesta, quindi avrei sempre un codice diverso per un discorso di sicurezza. Clicco OK. Viene avviato il processo di firma, il nostro documento è firmato e quindi adesso noi potremo effettuare il nostro deposito cliccando appunto Rebus Spedisci. In questo caso si tratta di un invio simulato, quindi il sistema simulerà questo invio e avremo appunto la simulazione del nostro deposito telematico con tutte le 4 PEC e l'accettazione finale del nostro deposito telematico. Ok, siamo arrivati adesso nella parte finale di questo tutorial. Io ti ringrazio anzi per l'attenzione che hai dimostrato nel seguirmi fino a qui, spero di essere stato chiaro. Ti chiedo a maggior ragione se vorrai anche di condividermi nei commenti dei suggerimenti, se hai un feedback da donarmi o altre considerazioni o dei suggerimenti. Puoi ovviamente, oltre che nei commenti del canale YouTube, puoi mandarmi anche una mail o contattarmi tramite Telegram o tramite servizio di instant messaging come WhatsApp ai numeri che tu vedi. Ti ricordo anzi
di iscriverti al canale per ricevere dei nuovi tutorial, di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video caricati. Io ti ringrazio per l'attenzione fin qui dimostrata e al prossimo tutorial. Ciao!